hanno precedenti anche lunghissimi, vengono colti in flagranza di reato, vengono denunciati e poi lasciati in libertà. È accaduto ieri a Mercogliano, dove due giovani romeni sono stati bloccati dai carabinieri all'interno di un appartamento che nel frattempo avevano messo a soqquadro. Ad Avellino, nei giorni scorsi, due giovani italiani erano stati sorpresi con attrezzi da scasso in un condominio. E non passa giorno senza truffatori telematici che spillano quattrini ad anziani e vendono fantomatici soggiorni vacanza, piuttosto che telefonini o motozappe di fatto inesistenti. Anche questi ultimi, benché denunciati dalle vittime e individuati da carabinieri e polizia, se la cavano con la denuncia in stato di libertà. Dal giorno dopo, tutti insieme, con buona pace di vittime e potenziali nuove vittime, ricominciano a fare quello che facevano il giorno prima. Lungi dall'essere forcaioli, c'è una domanda che le persone comuni si fanno: perché accade questo? Cosa accade? Che spesso, nel momento in cui vengono colti in flagranza di reato, la persona offesa non sporge la querela, quindi c'è un problema di procedibilità rispetto al reato, e quindi il magistrato non può far altro che verificare che manca la querela e rimettere in libertà il soggetto, non perché ci sia un problema di estrema razio, ma perché proprio il reato non è procedibile in difetto della querela. In altri casi invece accade che il magistrato valuti che non ci sono le condizioni per applicare la massima misura cautelare. Il carcere, in carcere, in sede di custodia cautelare, ci va solo colui che è indiziato di gravissimi delitti. Qual è la ratio giuridica che impedisce almeno l'adozione di misure cautelari attenuate e diverse dal carcere? La riforma, tra le altre cose, pare ispirata a questo principio, e cioè il magistrato mette dentro di solito al termine del processo, quando viene accertata la responsabilità. Il magistrato non può tenere dentro le persone per reati, per così dire, sì predatori, ma considerati dall'ordinamento nel suo complesso bagatellari. All'attività di prevenzione ci deve pensare un altro soggetto, la polizia, i carabinieri o quant'altro, che devono fare in modo che questi episodi non si verifichino.